numerosi a questa serata. Partiamo subito, non sto a fare tanti convenevoli perché la carne a fuoco è tanta e ci siamo dati anche dei tempi di intervento abbastanza stretti. Quindi, allora, come avrete letto, è stata pubblicata online la seconda ordinanza relativa al caso Titoli. La prima, come ricorderete, è stata pubblicata l'anno scorso e abbiamo un po' un breve riassunto delle puntate precedenti. E la prima ordinanza, diciamo, vado riassumendo perché poi se volete approfondimenti o altre cose abbiamo un video, ci sono i nostri giornalini, ci sono tutte le vecchie serate, quindi non sto a dilungarmi, però la prima ordinanza praticamente faceva emergere come l'Advanced Financial di Francesco Conforti, che è quel signore ovviamente ormai lo conoscete meglio di tutti, noi lo conosciamo tutti quanti, l'Advanced Financial di Francesco Conforti e in qualche modo influenzasse e avesse dei personaggi a lui legati all'interno di Banca Centrale, parliamo dei vertici, Savoiarelli e Grais, all'interno della vigilanza di Banca Centrale, quindi Filippo Siotto e Mirella Sommella, e Sommella insieme poi a Pedritti sono stati commissari inviati in Asset Banca durante il commissariamento. Le influenze non riguardano solo Banca Centrale ma riguardano anche la Cassa di Risparmio, in particolare alcuni membri del CDA provenienti da Montepaschi di Siena nominati dal governo in carica. Quindi già dalla prima ordinanza si vede come le pedine di Conforti cominciano a piattarsi anni fa, quindi diciamo a livello temporale nella vecchia legislatura. Nella nuova vedremo come le nuove pedine ci sono anche in questa legislatura, ma poi come tutto questo sistema diventa veramente operativo. E la nuova ordinanza è stata pubblicata un paio di giorni fa, quindi non abbiamo fatto un approfondimento diciamo degno di questo nome, però intanto qualche elemento questa sera lo portiamo. Il Tribunale non ha smentito diciamo, i contenuti dell'ordinanza online, quindi tendiamo a considerarli diciamo, veritieri. Cosa emerge da questa nuova ordinanza? Emerge che la situazione è molto peggio di come l'avevamo immaginata, perché emerge anche in questo caso la pervasività delle influenze di Conforti. E all'interno anche del coordinamento di Banca Centrale non c'era nessuno Siotto e Sommella come, diciamo, come suoi collegamenti, ma ci sono anche altri personaggi e addirittura non solo i commissari inviati in Asset Banca ma anche i consulenti interpellati nell'ambito dell'amministrazione straordinaria. Addirittura sembra che sia proprio Conforti a scrivere a Savoiarelli chi interpellare come consulente per l'amministrazione straordinaria di cassa. Addirittura pare che sia proprio Siotto a scrivere il parere legale, che poi però perderà da un altro avvocato, diciamo, parere legale che apre la possibilità a un ricorso ai tecnici esterni per le consulenti. Cosa significa? Banca Centrale in qualche modo aveva bisogno e voleva attivare delle consulenze esterne, viene richiesto questo parere legale a un avvocato che poi diciamo, approfondiremo nelle prossime serate e pare che questo parere non sia stato redatto dall'avvocato ma dallo stesso Siotto. E cosa dice questo parere? Dice che Banca Centrale può attivare delle consulenze esterne in particolar modo per la QR. Dalla nuova ordinanza emergerebbe proprio come anche personaggi delle società di consulenze interpellate da Banca Centrale ma anche da Cassa di Risparmio siano legati a Conforti. Stiamo parlando di società di consulenze internazionali, quelle che vengono sempre diciamo, chiamate per dire guardate, prendiamo il parere del tecnico, il parere terzo, è un organismo internazionale. Bene, queste società, che sono queste che vedete, sono tutte nominate all'interno dell'interpellanza, hanno delle persone al loro interno che sono legate a Conforti. Ora, io vorrei sottolineare, noi non sappiamo se la società madre sappia di avere al proprio interno questi personaggi, però nell'ordinanza viene proprio fuori come tutte queste società parlino con Conforti tramite i loro esperti. Faccio qualche esempio, la Boston Consulting, ad esempio, che addirittura prende parte a alcuni incontri dentro lo studio di Conforti, dove c'è presente, viene chiamato anche Siotto, questo lo sappiamo già dalla prima ordinanza,
i consulenti della Ria Gran Torto, Mario Galliano e Francesco Pastore, indirizzerebbero a Conforti le email relative addirittura alla bozza di decreto legge sulla QR e sul credito d'imposta. La KPMG invierebbe a Conforti l'indicazione dei nominativi da sottoporre all'attenzione di Banca Centrale, quindi consigliano anche proprio i nominativi che Banca Centrale deve chiamare come esperti. E addirittura in un passaggio viene riportato che, cito testualmente, si nota la circolarità dei riferimenti che interessano i consulenti dei team dell'area del Mendernach e della PVC, la PricewaterhouseCoopers, che anche questo è un nome che probabilmente avete sentito anche nel TG di oggi, perché questi sono tutti società di consulenti che si sono occupate di cose non da poco, si sono occupate dell'analisi, dei dati, della QR, del bilancio di cassa di risparmio, della svalutazione dei crediti Delta, che guarda caso pare proprio sia stata fatta da quel Raffaele Matteo, che prima avrebbe agito come consulente in cassa di risparmio, per poi diventare membro del coordinamento di vigilanza di Banca Centrale. Quindi tutte queste società di consulenza sono proprio venute a conoscenza, hanno lavorato e hanno a loro disposizione dei dati sensibili del nostro sistema, dei nostri conti correnti, delle nostre banche, che hanno inviato a tutte queste persone tutti i loro dati interni. Quindi è proprio un'infiltrazione, sarebbe proprio un'infiltrazione di tipo capitale. E noi a tutte queste persone, noi intendo San Marinese, abbiamo pagato profumati stipendi, gli onorari, le buste paga di tutti i vari vertici piazzati dappertutto. E allora io intanto mi fermerei qui per quanto riguarda l'ordinanza, e lascio poi la parola ai colleghi che parleranno proprio sia di Cassa di Risparmio che di Banca Centrale. Ma da tutta questa descrizione così meticolosa che verrebbe fuori dall'ordinanza, possiamo desumere due notizie, una buona e una cattiva. Quella cattiva è che San Marino ha il fianco scoperto, cioè San Marino si ritrova veramente a avere a che fare con tutto un sistema di persone che da anni sono sul nostro territorio o da anni lo studiano da fuori confine, hanno a disposizione una marea di dati, quindi è proprio qualcosa che ha a che fare con la nostra sovranità. Ma queste persone non sono qui a caso, se sono arrivate è perché qualcuno le ha fatte entrare. La buona notizia è che c'è qualcuno che le ha segnalato, quindi io non vorrei che si parlasse di tutta questa vicenda in termini di San Marinesi devono cacciare gli italiani. Non è una guerra tra San Marino e Italia, è una guerra tra chi lavora per il bene del paese e chi invece lavora per appropriarsi del paese e far pagare poi a noi il conto, perché quando poi si dice che sarà San Marinese a dover pagare il debito col fondo monetario perché il bilancio di cassa di risparmio è in deficit di 534 milioni di euro, se quel bilancio è stato redatto da certe persone in una certa maniera, con un certo tipo di consulenza e per certe finalità, io sinceramente non ce la farei, se fossi un governante, andare a chiedere questo sacrificio alla popolazione. Con questo passerei la parola ai miei colleghi. Buonasera a tutti. Dunque sì, io cercherò di concentrarmi soprattutto sulla parte che riguarda, diciamo così, Cassa di Risparmio. Noi già da tempo, e quindi alcune cose le diamo già anche un pochino per scontate perché abbiamo fatto numerose serate sui singoli temi. In sede di domande, vi prego, se c'è qualcosa che sfugge, fateci le domande, perché sarà impossibile ricostruire tutta la storia e non vogliamo annoiarvi. Però noi già da tempo abbiamo, già da quando è stato fatto il bilancio svalutatorio, il bilancio liquidatorio di Cassa di Risparmio, abbiamo già inizialmente, a livello di nomine, di quando è stato nominato quel consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio, parlato proprio della responsabilità, della grave responsabilità politica di questo governo, di questa maggioranza, nell'aver defenestrato letteralmente il vecchio consiglio di amministrazione che di lì appena un mese sarebbe scaduto naturalmente. Evidentemente c'era la necessità e c'è stata la scelta politica di defenestrare quel consiglio di amministrazione proprio nel momento in cui si stava facendo il bilancio di Cassa di Risparmio, ma di lì a un mese si sarebbe dovuto
presentare il bilancio di Cassa di Risparmio. Invece la politica, cioè in primis, che cosa ha fatto? Ha deciso di togliere quei nomi, di togliere quel vecchio consiglio di amministrazione e sostituirlo con dei nomi nuovi. Noi dall'inizio abbiamo chiesto: ma che fretta c'è? Scadono tra un mese, fatemi fare il bilancio, dopodiché nominerete i vostri uomini. No, evidentemente quel bilancio lo dovevano fare gli uomini scelti da Celli. E che tipo di bilancio hanno fatto gli uomini scelti da Celli? Hanno fatto un bilancio di tipo liquidatorio. Oggi lo sappiamo, ma lo ha detto immediatamente la società di revisione che quel bilancio l'ha fatto, appunto, l'ha visto e ha lavorato proprio in termini di società di revisione. E ha proprio scritto nello su bianco: guardate che i criteri che state utilizzando sono criteri di tipo liquidatorio, cioè l'intento di chi si è approcciato a quel bilancio è l'intento di chi ha intenzione di mettere in liquidazione Cassa di Risparmio. Questo lo hanno scritto nero su bianco. Quindi che cosa succede? Succede che queste persone, Romito, Borri, Cotella, Cartanese, quel vecchio, lo scorso consiglio di amministrazione, proveniente in gran parte da Monte Paschi di Siena, e qui ci tengo anche a ribadire, noi non abbiamo mai ricevuto risposta alle pressanti domande che abbiamo fatto a Celli su chi avesse consigliato a Celli quei nomi. Che cosa fanno? Fanno il bilancio liquidatorio e si dimettono immediatamente, subito da aver dopo fatto il bilancio, perché quello era il loro lavoro, immediatamente si dimettono in massa per essere sostituiti dal consiglio di amministrazione che poi oggi vediamo. E il governo cosa fa? Gli dà le balleve, li solleva da ogni loro operato. E allora, la seconda ordinanza, quella che è uscita, quella almeno che è stata pubblicata online in questi giorni, ci spiega che anche su questo bilancio di Cassa di Risparmio c'è l'ombra di Conforti, c'è l'ombra di Francesco Conforti. E allora cosa emerge leggendo quello che è stato pubblicato rispetto all'ordinanza? Si legge che Conforti a San Marino non aveva un rapporto ufficiale, o perlomeno un rapporto... Non di Conforti, è il fantasma di Conforti. Stavo dicendo, non aveva un rapporto ufficiale, cioè non c'era un rapporto ufficiale tra Banca Centrale e Conforti, tra Cassa di Risparmio e Conforti, non è che c'era un rapporto di consulenza, gli è andato una consulenza, no, tutto questo non c'era. Allora come faceva Conforti, come ha fatto Conforti a influenzare tutti questi organismi? Che strumento ha usato? Prima di tutto, giustamente Mariana diceva, le pedine, MSI, no? Cioè, oggi lo sappiamo, dentro Cassa di Risparmio quelle persone parlavano e si scambiavano mail durante la redazione di quel bilancio liquidatorio direttamente con la Marcos Finance, la società di cui Conforti è presidente. Ecco, quindi le pedine piazzate nel posto giusto. E soprattutto cosa facevano queste pedine? Consigliavano le consulenze. Dicevano, per dare anche una legittimazione, no, del consulente che ti dice che cosa fare, erano quelle stesse pedine che dicevano c'è bisogno della consulenza. E per Cassa di Risparmio sono state utilizzate soprattutto due società di consulenza molto, molto famose. Che sono la Via Gran Torto, l'abbiamo già visto, proprio per la cosiddetta revisione degli attivi, l'avete sentita nominare, la QR, praticamente la verifica della solidità della banca. Ecco, su questo Conforti aveva delle influenze sulla Boston Consulting, che per Cassa di Risparmio ha disegnato il futuro, cioè ha disegnato quello che era il piano industriale, che sia stato insomma in qualche maniera utilizzata o no questa relazione è un altro paio di maniche, però intanto queste relazioni sono state fatte. Io leggo proprio uno stralcio che è stato pubblicato perché fa capire, e dice l'ordinanza, l'evidente vicinanza tra Boston Consulting, consulente a più riprese incaricato, e Francesco Conforti, tanto da offrire a Piglio per potersi parlare, quantomeno a tratti, di una vera e propria sovrapposizione. Questo spiega la sistematica circolarizzazione di informazioni, valutazioni, determinazioni
di quella società di consulenza, la Boston Consulting, verso i recapiti di Francesco Conforti. C'era un sistematico dialogo tra Conforti e queste società che venivano utilizzate e sono utilizzate per giustificare tutto il lavoro che è stato fatto su, banca, su Cassa di Risparmio, compreso il bilancio liquidatore di 534 milioni. Ecco, se quello che è stato pubblicato in questi giorni fosse vero, questo significa che per mesi governo e maggioranza hanno indicato quel bilancio come un bilancio veritiero. In realtà noi lo ripetiamo da mesi, quello lì è un blitz, è stato un blitz portato avanti da persone che portavano avanti interessi esterni rispetto agli interessi dei sanarinesi e chiaramente su tutto il nostro sistema, e sul quale noi tutti saremmo chiamati a ripianare le perdite. 534 milioni li dobbiamo ripianare noi quelli. E allora emergono una serie di incongruenze evidenti, che da un anno diciamo che quel bilancio non è veritiero ma antivarvisto, che non è veritiero ma anti-unbit. E passiamo al secondo tema, altrettanto importante, perché l'approccio che è stato tenuto sul bilancio di Cassa di Risparmio, cioè le svalutazioni totali, il bilancio liquidatorio messo in atto proprio da coloro che per ogni mossa si sentivano con Francesco Conforti, è strettamente legato alla cessione dei crediti, al famoso pacchetto Delta, pacchetto NPL, di cui si è parlato in questi giorni, anche grazie veramente a chi questa mattina ha manifestato in Piazza Titano di fronte a Cassa di Risparmio mentre si svolgeva il CDA di Cassa di Risparmio, dove hanno parlato anche insomma, di questi elementi. È legato il bilancio di cassa, cioè la svalutazione pressoché totale, legato al pacchetto dei crediti, perché se vogliamo semplificare al massimo, svalutando da una parte si va a determinare dall'altra quello che è il prezzo a cui questi crediti andavano venduti. Io faccio un esempio che veramente è molto semplice, ma è servito proprio a me per capire quando mi sono approcciata, insomma, no? È come se noi avessimo una macchina usata e la vogliamo vendere. Che cosa faccio? Per poterla vendere a un prezzo equilibrato, io chiamo un perito per valutarla, no? Ma se a valutarla, cioè se questo perito è già d'accordo con chi dovrà comprare quella macchina, ovviamente andrà a svalutare la mia auto, cioè non a trovare un prezzo equilibrato che tenga conto degli interessi di chi vende, ma terrà sicuramente gli interessi maggiormente di chi vorrà comprare. Questo è il problema, questo è l'esempio, diciamo, molto molto semplice, probabilmente banale, ma per cercare di far capire perché le svalutazioni sono collegate al discorso della cessione crediti. Allora, molto brevemente, sapete che nella commissione delle finanze del 4 aprile è venuto il presidente della società di gestione della società dei crediti Delta, Trombone, professor Trombone, a portare a essere audito, no? Per cercare di informare se vendere o meno. Qual è stato il problema? Che in quell'occasione lì, di fronte a una relazione consegnata in quel momento ai commissari presenti in commissione, la politica ha preteso che venisse presa una scelta, quando noi abbiamo invece chiesto di poter valutare a pieno quei dati, perché su quello si stava parlando di un debito molto importante, e invece la politica, cioè la maggioranza, dove hanno voluto tirare avanti? Noi abbiamo chiesto un po' di tempo, e invece hanno voluto votare per la cessione. Nonostante questo sono emerse diverse incongruenze, tra cui non solo in primis il fatto che l'attuale presidente di Cassa di Risparmio, Fabio Zanotti, per mesi ha partecipato all'asta, ha partecipato ai dialoghi ed era a conoscenza del fatto che esisteva già da molto tempo un'asta di cessione dei crediti, mentre contemporaneamente maggioranza e governo venivano a parlare a noi di una gestione interna, della bad pubblica, prendendoci di fatto in giro per più di 3 mesi. Solo molto tardi tutti noi, compresi alcuni membri del Consiglio di Amministrazione che avrebbero dovuto votare quella cosa lì, non sapevamo nulla.
Questa è la prima incongruenza, la mancanza di trasparenza. La seconda, il fatto che all'interno di quel pacchetto crediti sono presenti i crediti sanitari, che non sono NPL, cioè non sono investimenti a perdere, sono veri e propri investimenti. Uno, perché sono crediti che vantiamo nei confronti delle ASL italiane sanitarie, quindi abbiamo un interlocutore fisico, reale, da cui possiamo andare. Secondo, perché questi crediti sanitari presenti all'interno del pacchetto sono crediti che fruttano all'anno un 8% di interessi, e se noi li cediamo, quell'8% lo perdiamo, lo perdiamo. Abbiamo, per quanto tempo passa, troppo, molto velocemente, un po' di cifre. Un po' di cifre per capire di cosa parliamo, no? Abbiamo il valore nominale del pacchetto Arcade. Che cos'è il pacchetto Arcade? Comprende praticamente tutti quanti, tutti i crediti oggetto di cessione, non solo quelli di cassa, ma quelli di tutte quante le banche, anche quelle chiaramente italiane, tutte, 2 miliardi e 100. Qual è la percentuale di vendite di cui si è parlato ampiamente sui giornali? Insomma, la percentuale uscita è del 7,5%, cioè già su questo ci sarebbe da parlare, ma andiamo avanti. Il ricavo di vendita totale, quindi sia per cassa che per tutti gli altri, quindi se noi calcoliamo il 7,5% di quei 2 miliardi, viene fuori una cifra di 165 milioni. Di questi 165, la quota di spettanza di cassa viene fuori che sono 109 milioni. Questo perché cassa detiene in pratica quasi il 60% delle società di Delta, che sono Carifin Plus Valore e Detto Factor. Detto Factor all'interno della quale ci sono i cosiddetti crediti sanitari. Quindi questa è la cifra di cui siamo ufficialmente a conoscenza. Qual è il problema? Quelle relazioni, quelle società di consulenza, di cui molte sono state tenute nascoste fino alla fine. Una di queste tenuta nascosta è la stima invece di recupero, quindi la slide dopo, della Ria Gran Torto, una di quelle società di cui parlavamo prima, di cui poi viene fuori il ruolo di Matteo all'interno. Ecco, che cosa viene fuori? Che Matteo, questa, ripeto, è stata tenuta nascosta, questa relazione di cui è stata pubblicata recentemente, ha stabilito che, secondo Matteo, appunto nei prossimi 8 anni, quindi a partire dal 2017 fino ad arrivare al 2024, lui stimava di poter recuperare su quel pacchetto in totale 456 milioni, di cui 276 milioni di spettanza di Cassa di Risparmio. E allora c'è una differenza di numeri. Come mai la relazione della Rea Gran Torto parla per noi di un recupero di 286 e in commissione finanza sono arrivati con 109 milioni? C'è una differenza di 177 milioni. Come mai nessuno ci spiega queste differenze qua? Queste sono una delle tante incongruenze che vengono portate. Allora, quindi non fidiamoci né delle consulenze né diciamo delle persone né di quello che ci viene detto. Cerchiamo di informarci, cerchiamo di capire. Le nostre serate saranno un po' questo. Chiudo dando l'avvio al filmato per presentarvi Francesco Conti. Sì, la nostra azienda, Advantage Financial, infatti le sfide più importanti sono le persone, perché Advantage Financial hanno un convention, un forum, una serie di... Noi non peschiamo con la rete, noi peschiamo con la... I cinesi dovranno ricomprare anche in euro. Ma quello che cazzo vuoi? Ritulli, private and corporate advantage, absolute return, frontier and emerging market. Advisors con diploma ECPA, advantage skills, frontier market, sai quello che cazzo vuoi? Io sono certo di essere più breve perché le ragazze finora hanno detto molte cose. Io
riassumo questa cosa, perché noi siamo così arrabbiati? Siamo così arrabbiati perché questo qui doveva essere il governo della trasparenza, doveva essere il governo della condivisione, doveva essere il governo che aveva la capacità di spiegare come stavano realmente le cose e traghettare le prese tutti insieme verso una posizione migliore. Allora, la condizione di San Marino dal punto di vista finanziario sono drammatiche da quel 2008. Perché sono drammatiche da quel 2008? Perché è finito un modello economico e perché sono stati sequestrati 4 miliardi di proprietà della cassa di risparmio a Bologna, quindi non erano più nel controllo dei sammarinesi. Noi siamo arrabbiati perché hanno nominato il nuovo CDA senza il minimo di condivisione. Noi non abbiamo neanche potuto nominare il nostro membro subito, abbiamo potuto nominare 5 mesi dopo credo, e loro hanno subito nominato il loro membro, che poi vi ho visto che qual era l'obiettivo. Siamo molto arrabbiati perché abbiamo individuato questa possibile presenza che hanno descritto le ragazze come una presenza non chiara nel panorama economico-finanziario sammarinese, non dichiarata, perché questo è il governo della trasparenza, doveva dichiararla e doveva dichiarare qual era il progetto su San Marino portato avanti eventualmente anche da questa persona. Abbiamo portato a conoscenza di tutti i nostri sospetti, a conoscenza della maggioranza, in diverse occasioni e non ci hanno mai considerato. Non solo, quando Savorelli ha fatto il famoso dito medio sono stati costretti a cacciarlo, c'è stata questa rivoluzione ad agosto l'anno scorso, hanno cercato di rassicurarci e convincerci che il problema conforti era definitivamente chiuso. Allora, se era definitivamente chiuso, com'è stato possibile che il redattore del bilancio di cassa di risparmio, della relazione del bilancio della cassa di risparmio, è diventato poi membro del coordinamento di vigilanza e poi vice direttore di Banca Centrale? Com'è stato possibile che Fabio Zanotti, nell'appunto riportato nell'ordinanza di Morsiani, dice dovete smetterla, ci sono tutte le recriminazioni da parte della struttura perché state esagerando con lo scouting, cosa intende per scouting? Ovvero l'assunzione di personale all'interno di Banca Centrale direttamente da amici di Conforti. Quindi lui era a conoscenza della presenza di Conforti e del ruolo che aveva. E lui da Banca Centrale è andato in cassa di risparmio. Così viceversa Moretti, che era in cassa di risparmio, è andato in Banca Centrale a fare il direttore. È andato a fare il direttore, appena è arrivato Mazzeo, in 3 giorni ha dato l'ok per la vendita del CIS all'Arbo Ali Turchi, che poi è sparito non si sa dove. Ha dato l'ok alla ricapitalizzazione del CIS e ha dato l'ok a tanti finanziamenti, probabilmente sempre alla stessa banca. Allora, il metodo che noi contestiamo è questo: ci doveva essere da parte del governo la trasparenza, la capacità di coinvolgere le opposizioni, di disegnare qual era il reale pericolo per San Marino e cercare tutti uniti di salvare quello che è possibile salvare da San Marino e disegnare insieme un nuovo modello economico. Tutto questo non è stato fatto assolutamente. Non solo, si è commesso il grandissimo errore di perpetrare una guerra interna, perché ci accusano noi di essere i fautori della guerra quando sono stati loro i primi provocatori. Noi magari con le loro nomine, con il non ascoltare quello che dicevamo, con loro tirare dito in tutte le occasioni, con tutto quello che è successo. Allora, mi sono perso, adesso mi riprendo, scusate, c'è un goccio. Ripeto, si doveva individuare qual era il problema vero di San Marino. E il problema vero di San Marino era il fatto che 4 miliardi, poi diventati 2 adesso, della nostra ricchezza erano a Bologna, al di fuori del nostro controllo. E anziché concentrarci tutti quanti insieme su questo, cercare di recuperare il massimo che si poteva recuperare, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la guerra interna tra chi aveva rubato di più e chi era più corrotto all'interno del sistema sammarinese. E lo sappiamo tutti, chi è corrotto e chi ha avuto più. Quello che si deve fare è, e che doveva fare questo governo, è dare l'esatta dimensione di quello che si può recuperare e trovare tutti gli strumenti
strumenti per valorizzare al massimo. Quello che si può fare è creare un qualcosa che possa far capire a tutti i sammarinesi quali sono le emergenze e come traghettare verso un nuovo modello di sviluppo. Bisogna avere però le idee chiare sul modello di sviluppo, fare una scelta di fondo definitiva. Non si può continuare a rischiare di andare a finire nel mondo finanziario, non in questo modo, lo si può fare magari su una nicchia particolare, ma non in questo modo chiamando, come ha chiamato Bestia Liturghi, che non si sa che fine ha fatto, e lasciamo stare come è stato accolto all'interno del nostro paese, come è stato accolto dalla televisione di Stato. Allora, noi siamo stanchi, siamo consapevoli che la nostra povertà, perché è la vostra povertà, perché un miliardo l'abbiamo già perso e rischiamo di perdere il secondo, e un miliardo o due miliardi per 30.000 persone sono una cifra mai più pagabile, sono l'equivalente del debito pubblico che hanno i cittadini italiani sulla loro testa, e sappiamo che vita di merda stanno facendo i nostri vicini. Allora, noi questa fine non la vogliamo fare. No, come diceva bene Ale, qui, cioè, stasera chi mi ha preceduto ha parlato un po' delle cause, no? di quello che sta succedendo, che è qualcosa fuori dal comune, inimmaginabile. Quello che emerge dentro quell'ordinanza fa una tristezza infinita, perché noi sono due anni che continuiamo a denunciare che questo paese è vittima di un attacco da parte di avvoltoi esterni, con il supporto di gente interna dal governo e giù, e vediamo che comunque sia, nonostante ordinanze, tutto quello che sta emergendo, nonostante le denunce, tutto qui si va avanti al cospetto di tutto e di tutti. Cioè, io più di così non so cosa deve succedere in questo paese. Dicevo, le cause abbiamo visto, la svalutazione degli NPL, questo qua. Qual è la conseguenza che ci porterà a questo paese? Il debito. Io stasera vi voglio parlare un po' delle conseguenze che avrà il debito sul nostro paese, perché da una parte ci dicono che dobbiamo, questi sono gli annunci governativi di poche settimane fa, abbiamo un buco da coprire da altri 500 milioni di euro. 500 milioni di euro che si vanno ad aggiungere, perché questo dobbiamo sapere, in circa 300 milioni adesso il debito pubblico sammarinese, che di fatto è detenuto tutto all'interno, e la maggior parte di questo debito è stato fatto per sovvenzionare, per aiutare Cassa di Risparmio. Ecco, detto questo, dobbiamo anche ricordare, diceva bene Alessandro, Cassa di Risparmio prima del default di Delta aveva un patrimonio un patrimonio di quasi di 600 milioni, quindi vuol dire che già dentro Cassa di Risparmio abbiamo perso su per giù 800 milioni di euro, quindi questo già è un danno molto grosso. Adesso, alla luce di tutto questo, cosa succede? Succede che ci portano avanti un bilancio completamente liquidatorio fatto nelle modalità che abbiamo visto, che ci comporterà un ulteriore 500 milioni di debiti. E questo noi non lo possiamo accettare, anche alla luce della situazione che si è venuta a creare dentro quella finanza, perché se effettivamente se nell'ordinanza sono stati fatti degli atti impropri in cui si è voluto volutamente svalutare completamente quel bilancio, noi dobbiamo opporci assolutamente, anche perché quei 500 milioni che si andranno a fare è proprio la cifra del bilancio liquidatorio pari è quella cifra lì, quindi noi dobbiamo in tutti i modi, cioè opporremo in tutti i modi di rivedere assolutamente quel bilancio svalutatorio, perché quello lì è un bilancio che è stato fatto volutamente per mettere in ginocchio questo paese, e soprattutto dobbiamo evitare la svendita degli NPL, perché se da una parte le svalutazioni comportano un danno ma ancora si può riparare, con la vendita non si torna più indietro. Quindi l'Elena ha fatto vedere lo schemino, ci sono dalle relazioni, ci sono 177 milioni di differenze, 177 milioni,
lì dentro ci passa un mondo, noi non possiamo permetterci di perdere un centesimo, perché ogni centesimo, ogni 1.000 euro, ogni 1.000.000 di euro in meno saranno 1.000.000 di meno di debito sulle nostre spalle. Quindi noi chiediamo con forza, e questo l'abbiamo ripetuto tante volte nelle serate pubbliche, che venga il ministro, perché da una parte c'era Savarelli e Sciotto della Banca Centrale che dovevano azzerare il titolo di Conforti, poi c'era il CDA di Monte dei Paschi che parlava con Conforti con le mail, quindi tutti erano collegati a lui. Matteo parlava bene Alessandro, le svalutazioni che lui ha fatto praticamente tutti i ruoli in Cassa dei Risparmi, quindi questa cosa non è assolutamente accettabile. Poi c'è anche un'altra cosa, perché ci sono stati dati dei dati ultimamente che a fronte del bilancio svalutatorio di cassa dei 534 milioni si è venuti, che è stato fatto praticamente usando i criteri di Basilea 3 che sono molto stringenti, dall'altra parte abbiamo una QR generale di tutte le banche di 73 milioni. Io sono contento, noi tutti siamo contenti se il problema nelle altre banche si risolve con solo 73 milioni, ma anche qui ho dei dubbi sui criteri che sono stati utilizzati, perché se da una parte voglio capire come mai per Cassa dei Risparmi si sono usati dei criteri così stringenti e invece con le altre banche si è usato Basilea 1 che di fatto ha creato una perdita molto minore, ma ben venga, ma anche qui c'è qualcosa che non quadra. Dicevo del fondo monetario, come cifre ci sono stati propinati 275 milioni, sono la cifra che si vuole andare a prendere al fondo monetario, perché è la cifra massima, quindi dei 500 se ne propinano 275 dal fondo monetario. Ecco, noi l'abbiamo detto più di una volta, il fondo monetario non è un ente caritatevole, li rivuole indietro questi soldi. 275 milioni con un piano di ammortamento di 10 anni sono 27 milioni all'anno da dare indietro, più tutti gli interessi. Queste cose qui ce le dobbiamo mettere in testa, perché poi l'Italia allo Stato sociale, alla scuola, alla sanità, quelli poi ce li dobbiamo sapere noi, comprese anche tutte le patrimoniali che dovremo pagare. Questo io credo che oggi abbiamo voluto dare un segnale davanti a Cassa di Risparmio. C'erano tante persone, c'erano, nonostante che era il lunedì e il lunedì lavorativo e lunedì per tutti, ma c'erano tante persone, perché la gente comincia veramente a capire che da quel bilancio, da quella svalutazione dipende il futuro di tutti noi, quindi noi non ci possiamo permettere assolutamente di perdere un centesimo. Io l'abbiamo detto in tutti i comunitari, bisogna fare chiarezza assoluta. Chiarezza assoluta, noi ci dicono sempre che non facciamo proposte, la proposta è fermiamo le bocce e rivediamo quel bilancio di cassa passano tutti i problemi di questo paese, e nonostante che ci sono state già delle perdite, come diceva Alessandro, perché comunque Delta non nasce ieri e lì ci sono stati già dei problemi, su quel bilancio adesso ci giochiamo buona festa del futuro prossimo dei nostri figli. E in più noi ci dicono ancora non facciamo proposte, questo l'abbiamo fatto da tanto tempo, bisogna riaprire il canale con l'Italia, non possiamo andare al fondo monetario che sono degli strozzini, bisogna andare con l'Italia, bisogna ripartire con un rapporto con l'Italia e quindi andare giù a Roma, che fino a qualche mese fa era un rapporto inesistente il rapporto con l'Italia. Abbiamo avuto la contesta qualche settimana fa che si è riaperto un canale di dialogo con l'Italia, perché il presidente Tomasetti a titolo personale ha dei rapporti in Banca Italia, allora si è riaperto un dialogo, se no fino a ieri per 2 anni San Marino ha bypassato l'Italia. Come diceva Ale, andiamo a cercare la finanza saudita, l'internazionalizzazione, tutte queste cose qua che a noi ci hanno fatto solo del male, e non attiviamo un canale di dialogo con l'Italia che potrebbe essere in un rapporto bilaterale, non in un rinnovato rapporto, perché è ora di andare a vedere questa convenzione del 39 e speriamo che qualcuno ce la faccia, ma anche in virtù di quello bisogna andare a riattivare un canale per evitare che ci andiamo a mettere nelle mani questi strozzini. Chiudo dicendo, perché anche qui siamo venuti, se mi metti le slide, Davide, giusto una nota, proprio per fare informazione. Questo qui è l'allocazione dei nostri fondi pensione.
fino a quando non avevamo un membro dentro al nostro, dentro il Consiglio della Previdenza, questo qui era un dato che non, io non l'avevo mai visto. Adesso è giusto che la, le persone sappiano quanti soldi abbiamo e dove sono allocati. Vedete, il totale è 425 milioni, questo è un dato al 9 di agosto del 2018. E nell'altra slide si vedono banca per banca dove sono allocati, lo potete vedere, quindi BSI 30 milioni, BSM 73, BAC 40, il CIS 86, il CIS ne ha quasi più di cassa, Carico 87, c'è l'obbligazione Carico che sono 66, e ci sono i due fondi comuni per 40 milioni. Quindi abbiamo 425 milioni. Di là dove sono investiti invece, ci sono 174 milioni su conto corrente e 143 milioni sono investiti in conti controterri. Tutti gli altri, voi vedete le altre cose. Anche qui, noi abbiamo saputo dal Consiglio della Previdenza che c'è una proposta che comunque l'altra parte del debito potrebbe essere, qualcuno ha già messo gli occhi su questi fondi, noi ci opporremo con tutte le forze affinché questi soldi rimangano delle disponibilità dei lavoratori e che non vadano a chiudere i buchi delle banche, che le banche devono mettere i soldi a capitalizzare quelli che hanno creato il buco. E annuncio, c'è il video nuovo che abbiamo prodotto ieri, la hit del momento che sta creando forse più. Una ragazza in casa.
con l'intermezzo così almeno riprendiamo un po' di energia, perché è abbastanza ostico parlare di queste cose. Io in realtà vi chiedo scusa perché non sono preparato e non avevo ben capito che dovevo intervenire questa sera. Mi hanno dato un po', diciamo, i punti e vado un po' così, mi scuserete se non è molto lineare il discorso. E, mi è stato detto di parlare delle nomine, Petrizzi, Sciotto, Savorelli, Zanotti, Mazzeo, Moretti. Sono tutte nomine che sono state fatte negli ultimi 2 anni. Noi le abbiamo criticate, ma non perché ci piace criticare per forza qualsiasi nomina venga fatta. Tanti esempi, ma quando è stata nominata la nuova presidentessa di Banca Centrale, nessuno l'ha criticata, perché abbiamo verificato, abbiamo fatto tutti i controlli anche in quel caso, ed è risultato che fosse una persona sulla quale potevamo aprire un margine di come dire, di un'apertura di credito. Però tutte le altre nomine erano nomine che avevano una provenienza e avevano dei facilitatori interni e degli sponsor esterni. Savorelli era stato portato da Grace. Grace, vi ricorderete, noi eravamo molto arrabbiati all'epoca perché vinse il famoso bando internazionale ed era l'unico che non possedeva uno dei requisiti indispensabili, cioè la conoscenza della lingua italiana, quindi non poteva proprio partecipare al bando. Ma chi ha fatto, diciamo, tutte le fasi eliminatorie di quel bando l'ha portato fino in fondo e guarda caso ce lo siamo trovati nei cerchi. Poi ci siamo trovati vari Mazzeo, Moretti, la provenienza spesso è intricata, difficile da comprendere, da risalire, però insomma basta fare 2 controlli, fare 2 telefonate a Roma, che Moretti e Mazzeo avessero dei problemi con Banca d'Italia e fossero persone non ben viste da Banca d'Italia era immediatamente comprensibile, riscontrabile. E ci chiediamo, ci siamo chiesti subito, ma perché mettono in Banca Centrale le persone che sanno già che in Banca d'Italia non le vogliono, erano state cacciate via da Banca d'Italia. Moretti era nel fondo quello di perequazione, come si chiama, nel fondo in Banca d'Italia e fu cacciato perché all'epoca faceva delle falsificazioni di documenti, insomma una roba del genere, insomma, non so nel dettaglio, ma fu cacciato e insieme a lui era stato cacciato anche un noto personaggio rispondente al nome di Raffaele Mazzeo. Quando noi nominiamo Moretti in Banca Centrale, ecco, lui si nomina e si porta dietro il Raffaele Mazzeo, gli era piaciuto talmente tanto che se l'è dovuto portare via. Mazzeo, ci dice l'ordinanza, lavorava per conto di alcune società di revisione all'interno del sistema bancario di San Marino da almeno un anno e mezzo. E quindi all'interno del sistema bancario era quello che faceva le svalutazioni dei crediti e poi dall'altra parte, come diceva prima giustamente Elena, perché ovvio noi dobbiamo semplificare perché la materia insomma è abbastanza complessa, però per far capire un po' a tutti, è quello che svalutava l'automobile e poi dall'altra parte se la comprava. Insomma, ecco, questo è un po' quello che succedeva. Poi iniziano le particolarità, tutti questi personaggi venuti dal Monte dei Paschi, nominati cacciando il vecchio consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio, sono tutte persone di cui non si aveva traccia, non si capisce come arrivino, noi abbiamo fatto numerose richieste, interpellanze e quant'altro, alla fine viene fuori che erano nomi buttati lì da Simone Celli. Simone Celli insomma, ha una conoscenza così approfondita del mondo dei Paschi, della finanza, no, qualcuno gliel'avrà indicato a lui, tant'è che lui stesso a una riunione dice me l'hanno indicato, dico ma chi gliel'ha indicato? Questo non posso dirlo, perché è la trasparenza appunto di questo governo. Ma non è solamente il problema la nomina di questi personaggi, il problema è la manleva totale che viene sempre garantita a tutti nel momento in cui se ne vanno, mica prima, nel momento in cui se ne vanno. Cioè voi vi fidereste di uno che vi deve fare la valutazione della vostra casa perché dovete venderla, facciamo un altro esempio come quello prima della macchina, vi fa la valutazione della casa, poi vi sembra bassa, ma un giorno dopo scappa, e voi cosa fate? Lo copro contro ogni possibile ritorsione da parte di chiunque, è quello che è successo. Questi sono arrivati, hanno fatto un bilancio in 6 mesi, un bilancio di 500 milioni di perdite, e il giorno dopo sono dimessi. E noi cosa abbiamo fatto? Lo Stato cosa ha fatto? Dice, ma li andiamo a perseguire, andiamo a vedere chi sono i personaggi, perché nel frattempo questi personaggi su online sfidavano e ricattavano il governo. Vi ricordate, mi auguro, il post di Borghi che diceva adesso SM muovetevi, adesso fronteggiatelo questo debito.
come dire, adesso noi l'abbiamo fatto, tocca a voi metterci mano. Ebbene, invece di andare a prendere per loro l'orecchio queste persone, mi viene dato la malleva totale, cioè non sono perseguibili per quello che hanno fatto, sempre che valga insomma questa malleva, certamente nel momento in cui non ci sarà più questo governo, dovessimo esserci, per quella malleva non esiste più. Bravo. Di questo magari ne parlerà dopo più dettagliatamente Federico, che è la persona in causa. E in causa, insomma. Non è sua, non sarebbe qui in questo momento. L'Etor, come sapete, è una società anonima lussemburghese, mi piace molto Lussemburgo, sarà per una sorta di gemellaggio tra piccoli stati, no? Noi tutto quello che dobbiamo fare a San Marino deve passare per una copertura tramite una società lussemburghese, un po' dappertutto, sono nelle banche, nelle società, un po' dovunque. L'Etor è una società che non si sapeva di chi fosse, cioè tutti sapevano, perché qui a San Marino, lo diceva prima Alessandro, tutti sappiamo, smettiamo di far finta, tutti sappiamo chi sono veramente i criminali di questo paese, e allora è ora un attimino di metterli nell'angolo, se mai per sentire, ma in ogni caso, l'Etor si sapeva di chi fosse, ma non c'era il dato, come dire, tecnico. Siamo riusciti, questa gente qua, un paio di anni fa, con una serie di emendamenti finalmente accolti, a mettere l'obbligatorietà della dichiarazione dei beneficiari effettivi dei proprietari delle banche. È emerso che il letto era di proprietà non del beneficiario effettivo Marino Grandone. Non dimenticare, Daniele Guidi prima è stato, ha avuto la presidenza della società bancaria, ma prima ancora era, non mi ricordo il nome, della banca centrale, prima della società crediti, l'ispettorato di credito. E quella che dà il parere per la licenza delle banche, così come pare che non sia la situazione di Cassa di Risparmio all'epoca, ci fosse anche qualcuno che conoscesse questo credito. Ma insomma adesso andiamo troppo indietro. L'Etor, questa società lussemburghese, proprietaria di fatto di Banca CIS, questo ci dicono i documenti di Banca Centrale, aveva un debito con Cassa di Risparmio di 13 milioni e mezzo, un debito che era stato aperto più di 10 anni fa, nel 2008, e doveva essere restituito a un prestito proiettile, no? Cioè, cosa significa? Significa che lo paghi alla fine, il capitale lo paghi alla fine, nei primi 10 anni paghi solamente gli interessi, dopodiché il capitale lo restituisci tutto in fondo dopo i 10 anni. Scadeva giugno e non torna, non entra in Cassa di Risparmio questi 13 milioni e mezzo, noi iniziamo a dire scusate, ma Cassa di Risparmio ha un debito abnorme, lo dobbiamo pagare tutti, noi abbiamo fatto la patrimoniale, che guarda caso 13 milioni, dico ma perché non glieli andiamo a chiedere a questo qua? Questo si arrabbia, ovviamente ci minaccia di denunce, ah badate, non ci minacciano solo di denunce, ne avremo ormai una 15, 20, non lo sappiamo neanche più, ma andiamo avanti, insomma, non è un problema. Lui dice, ci risponde pubblicamente molto stizzito dicendo ma cosa dici, io ho sempre pagato le mie rate, appunto gli interessi, quindi sono in regola. No, sei in regola se paghi alla scadenza, e siccome non è scaduto, perché non scadeva nel 2018 ma nel 2021, perché a San Marino abbiamo inventato i prestiti pure che non durano 10 anni ma 13, no? Oppure no, dipende come stai in contratto, no? Se il calendario 13 e mezzo, 13 così. E dice lo pago nel 2021, tutti sanno che non lo pagherà nemmeno nel 2021 se mai succedesse, ma non succederà, ma li deve pagare così come dobbiamo pagare tutti noi, lui come tutti gli altri. In questa situazione escono una serie di documenti, vengono pubblicati questi documenti online, qual è la grande attenzione del governo? La grande attenzione del governo è chiedersi come sono usciti, non cosa c'è all'interno di questi documenti. Si chiede come sono usciti, non se sono veritieri, se sono verosimili, se sono veri, perché ad esempio a me non risulta che ci sia stata una smentita da parte del magistrato che sta facendo quell'inchiesta sulla veridicità di quei documenti che sono usciti. Loro distolgono l'attenzione, come sempre, no? Dice, ma guarda, è uscita male, ma chi sarà stato? I nemici del paese.
siccome io mi ricordo dei nemici del paese quando ancora ero nell'associazione, veniva indicato sempre come nemico del paese fino a quando ho fatto una copertina contro un politico e poi ho preso la denuncia ovviamente, ma ho vinto, siccome io me lo ricordo questo, mi pare di ricordare che in questo paese il nemico del paese diventino tutte quelle persone che non stanno zitte, tutte quelle persone che non stanno zitte, e siccome chi non sta zitto viene denunciato immediatamente, se non dai diretti interessati, dai loro portaborse, allora forse qualcuno, quando ha degli elementi che crede sia opportuno che la cittadinanza conosca, cerca di farli uscire come può. Io non condanno davvero nessuno, anzi, ringrazio quando escono delle informazioni, perché noi viviamo di informazioni. Ovviamente escono questi documenti, escono tutti i messaggini, e anche qui la retorica, ma anche su Ciavatta sono arrivati dei messaggini. Noi abbiamo fatto una conferenza, appena sono, ci sono stati consegnati il venerdì 22 settembre, e il giorno dopo abbiamo fatto una conferenza davanti al Poliedro del tutto casualmente, e io ho fatto vedere questi messaggini dove c'è scritto che vado a transessuale, no, che ero insieme a transessuali e ho salvato Alessandro perché era troppo ubriaco e l'ho portato via. Poi in un altro c'è scritto che ho smesso di fumare gli spinelli da poco, e in un altro c'è scritto che sono satanista. Questi sono, tra l'altro, voglio dire, delle date, io questi messaggi sono di voglia. Anche in quella conferenza stampa abbiamo sfidato il governo, mi ha detto, i nostri sono qui, li mettiamo lì perché sono evidentemente falsi, ma siccome gli altri ci sembrano quantomeno verosimili, perché le date coincidono, pubblicateli anche voi, metteteli sulla pubblica piazza e poi spiegate dove eravate in quei giorni. Io ho una spiegazione di dove ero in quei giorni. Io una volta ero a Strasburgo a presentare una mozione che è stata accettata nei giorni scorsi, giusto per dire, perché come dire, fuori un certo peso ce l'abbiamo, perché non nessuno è profeta di pace, eccetera. Lo facciano anche loro. Ecco, escono tutti questi elementi, loro distorgono l'attenzione, e se ne esce Simone Celli, ovviamente disturbato evidentemente dalla ordinanza, con le dimissioni, non solo disturbato, ma forse anche qualcosa di più, con le sue dimissioni, ma non fa delle dimissioni normali. Vuole, siccome è un piccolo uomo, vuole imitare un uomo che è stato, bene o male, un grande uomo, vuole fare l'uscita alla taxi. Cioè lui arriva in Parlamento e dice, vado fuori io? Ah cavolo, mi tiro fuori Sassolini dalle scarpe. E come si tira fuori Sassolini dalle scarpe? Attenzione, però cerco di essere un po' ironico, ma la cosa è veramente difficile. Attaccando la magistratura, ma non attaccando la magistratura dicendo io mi difenderò. Lui dice apertamente che la politica, l'opposizione sta facendo politica con la carta intestata del tribunale. Così dicendo che il magistrato che qua casualmente forse sta indagando, forse anche su di lui, cioè c'è un'indagine aperta, è una persona politicizzata, perché i giudici vanno bene fin quando indagano gli altri, quando indagano su di noi vanno bene. Questo è un elemento gravissimo, perché apre uno scontro fra istituzioni, fra i due poteri principali dello Stato, che non ha precedenti. Seduto di fianco a lui c'era Nicola Renzi, segretario di Stato per la giustizia, che deve rappresentare l'intera cittadinanza. Attenzione, perché il segretario non rappresenta il governo, rappresenta la cittadinanza. E nel caso specifico rappresenta l'equilibrio fra politica e magistratura. Abbia detto una parola di distacco, abbia cercato di fermarlo. Con un elemento ancora più grave, in via del tutto straordinaria, era presente in quella commissione la reggenza, che è la suprema magistratura. Ma la reggenza in quella sede non poteva parlare, proprio perché ospite, non presiede la commissione. Quindi un imbarazzo anche nei confronti della reggenza. Per carità, la reggenza magari nel corso del tempo non ha più l'aura di una volta, ma è sempre la reggenza. Non si può mettere in imbarazzo a sedute aperte, quindi in diretta televisiva, in questo modo. Dunque, Celli, ahimè, se n'è andato, siamo tutti molto contenti, ma Nicola Renzi
deve andarsene anche prima di quell'altro, perché è una persona che non è in grado di pensare al potere dello Stato, è una persona che non termina in una carica della, nella Repubblica. Smetto qui perché avevo troppi appunti, dico solo questo, sembra che stia traballando qualcosa, molto sta traballando, qualcuno ha iniziato a uscire dai partiti, avete visto oggi sul TG. E, attenzione, non è finita, forse è così facile, insomma, cercheranno in tutti i modi di bloccare tutto quello che sta accadendo, perché loro non si preoccupano di qual è la realtà, ma di come loro cercano di trasmetterla alla cittadinanza. Capite? Il fatto che la magistratura stia indagando su elementi che noi, ma non solo noi, tutte le persone che seguono la politica avevano detto a suo tempo, non gli fa dire avevano ragione loro, gli fa dire la magistratura lo fa perché sta con loro. Capite che c'è probabilmente un qualcosa a livello psicologico che non gira perfettamente con queste persone, insomma. C'è probabilmente un TSO, come nella canzone, qualcuno lo si dovrebbe fare, una verifica dell'equilibrio mentale di queste persone forse andrebbe fatto. Lo metto qui se non prendo altro. Allora, intanto, grazie. Allora, devo dire che dico una cosa così un po' folcloristica, posto che il cyberbullismo è una cosa molto molto importante, non voglio sminuirla, insomma, no? Però domani sera adesso SSM fa la serata in tutto questo casino sul cyberbullismo, quindi capite bene il livello di queste persone, insomma, no? Perché in tutto quello che sta accadendo nel paese, segretario delle finanze si è dimesso, uno della maggioranza oggi è SSD, presidente della commissione finanze che esce da SSD e dalla maggioranza, qual è la serata, il tema nodale per un paese oggi, il cyberbullismo. Io ho paura che questi pensino che devono spiegare ai loro come non fare i bulli, no, perché altrimenti non si spiega. Comunque, scusate la divagazione, ma era una nota così di colore, perché delle volte bisogna anche stemperare, perché noi davvero siamo abbastanza stanchi, no? Ma stanchi non perché abbiamo ragione, stanchi perché in questi 22 mesi di governo, del governo della trasparenza, del governo del più bravo, del più cattivo, insomma, no? Noi siamo stati sempre quelli accusati, no? Noi dicevamo in tutte le serate pubbliche, signori, non credete a noi, studiate, leggete, cioè guardate quello che noi diciamo, fatevi un'idea di tutto quello che proiettiamo, che diciamo, con documenti alla mano, insomma, non è che ci siamo inventati Francesco Conforti, il segretario con delega a Facebook da Ferragni, lui diceva ancora un anno e mezzo fa che non esisteva Conforti, era un po' come quando la Moveroni al tempo disse che la mafia in San Marino non c'era, non so se, cioè il livello è questo, no? Noi abbiamo un parterre di segretari di Stato, guardate bene, io chi vi parla è uno di quelli che ha detto, boh, abbiamo perso le elezioni, lo accettiamo, non ha vinto i democristiani, gli orchi, i socialisti, ero anch'io, no? I diavoli del mondo, ha vinto questi ragazzi qui, dai, vediamo, speriamo che facciano bene, governo della trasparenza, del metodo, del quello, del quell'altro, però noi abbiamo, cioè, dico io, avevamo... Bisogna ricordare che ha vinto per merito nostro. Beh, sì, ma questo è quasi un demerito nostro, se non chiami. Comunque, cioè, il governo che noi dicevamo a un certo momento, guardate bene, attenzione, l'uno e l'altro schieramento sono la stessa cosa, ve lo ricordate? Perché? Perché AP è sempre AP di prima che governava da 12 anni, perché il PSD o gran parte di esso ha sempre governato negli ultimi anni, perché Tizio Caio Sempronio, virgola, detta, è sempre parte dei poteri forti
e bla bla bla, ma non è che non avevamo la pretesa di avere ragione, e non, guardate bene, non ci fa neanche piacere dire beh avevamo ragione, però a un certo momento questo paese o prima o dopo, un giorno o l'altro, si dovrà svegliare, perché questo è un paese in cui si fa la protesta in cassa di risparmio davanti lì, oggi siamo in 80, saremmo dovuti essere 3.000 oggi, non so come dire, capisco che ci sia il lavoro, ci siano i figli, ci siano il sole, piove, c'è la nebbia, un giorno estate, l'altro giorno inverno, quell'altro autunno, un giorno primavera, insomma non va mai bene niente, cioè se vogliamo trovare la prima scusa per non fare niente, la troviamo anche noi, stai bene sul divano, c'era mia moglie in casa, stavo benissimo, andavo a mangiare la pizza, mi facevo una passeggiata con lei e anche io stasera stavo meglio, cioè questo è un paese che si deve svegliare, cioè io me lo auguro che si svegli, ma non per portarci il consenso a noi, per essere informato se stesso e le proprie famiglie di quello che sta per succedere in questo paese, forse è già troppo tardi. Ora, elenco il pietoso dei segretari di Stato, Celli, saluti, è sull'aereo che Santi ha un sacco di problemi nella sanità, cioè io ho sempre fatto questa analisi perché dico voglio vedere, poi c'è un punto in cui si fa un bilancio di quello che è stato fatto, perché questo ce l'ha chiesto tutti anche del nostro lavoro, della nostra famiglia, si fa un bilancio, 22 mesi, facciamo un bilancio. Santi ha X problemi, stiamo pagando i medici quello che vogliono, venuti da tutto il mondo, probabilmente anche dalla Arabia se vengono, insomma, no? Ma abbiamo già visto anche i turchi, lo prendiamo da più vicino perché quello non va bene. Michelotti ha sbagliato, ha calato un articolo nella legge importante, intendiamoci, nella legge del testo unico, siamo ancora lì che oggi non si riescono a fare i rogiti perché questo non ammette che ha sbagliato qualcosa, gli avvocati gli dicono scusi ieri in commissione l'altro giorno, siamo ancora a quel punto lì che non riusciamo a fare i rogiti da 8 mesi, guardate il consiglio dei 12 che voi fate politica, non c'è un'intestazione che stiamo facendo, cioè rendetevi conto è sbagliato, mettiamolo a posto, no, perché sono bravi. Bon. Zanotti è lì che cerca di tenere tutti a posto, il segretario degli interni, la delibera, no? Cioè lo vedo molte difficoltà, sebbene è quello che mi fa più tenerezza, non che gli sconto niente, ma è come se dovesse gestire un branco di roba. Renzi va a Roma, mi vengono i brividi, a trattare la convenzione del 39 senza che, guardate bene, questo è importante, la cambia, lui la cambia, va bene, io sono commissione esteri, non so come, cosa voglia fare, e se i presupposti sono quelli del Celli di turno, sono preoccupato, molto preoccupato, almeno che l'uomo Renzi venisse in commissione a dirci guardate bene, è vecchia, sì è vecchia, del 39, vogliamo cambiare la riforma del 39 perché la vogliamo autorizzare, sì va bene, propongo di fare questo, non c'è stato detto, sono andati giù i tecnici, valutano, vedranno, io e Matteo siamo in commissione estera, tu ne sai niente, ma niente vuol dire niente, niente, si vanta di portare avanti l'accordo di associazione europea, anche lì dati non pervenuti, andiamo, mi dicono i tecnici a parlare per esempio con Andorra a dei livelli imbarazzanti perché non ci ha pronti niente, faccio per dire, no? Ma va bene. Zafferani, non riesco a parlare di Zafferani, è più forte di me, cioè, lo troverete su Facebook anche adesso, diteglielo che parlo di lui così scrivi, se no Podeschi è l'alter ego di Celli, forse un po' più introverso, no? Quello che, però è l'alter ego di Celli, nascono nella stessa sacca, come si dice, gemelli diversi. Ecco, io l'ho cercato di fare in termini leggeri, perché dopo anche una serata, no? di nomi, cognomi, cassa, banca, delle fatte diverse, per spiegarvi da chi siamo governati. Ma
adesso divento serio, io sono molto 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 preoccupato, perché non si può governare il paese in questa maniera. Noi siamo pronti ad andare al governo, sì, siamo pronti, siamo qua, siamo pronti ad andare al governo. Ci candidiamo per governare questo paese assumendoci le nostre responsabilità, ma la grande differenza tra noi e loro è una, che noi studiamo, possiamo sbagliare, studiamo, facciamo gli interessi del paese, veniteci a prendere a casa uno per uno se non dovessimo farli, ma credeteci, facciamo, cerchiamo nel nostro piccolo con umiltà, pur sbagliando, di fare assolutamente gli interessi del paese. E penso che le 20 denunce, le mille serate, le mille, come dire, i mille momenti di confronto che abbiamo fatto con voi, non li abbiamo fatti sicuramente per avere un consenso, un voto, ma lo abbiamo fatto in difesa del nostro paese, tutto il nostro paese. Questo. Allora, arrivo alle conclusioni perché ho fatto lunga di sicuro, gli ultimi sono finiti, vero? Non si sa. Allora, Selli si è dimesso, Margiotta si è dimesso, un governo che non governa. Qualcuno mi ha detto dalla maggioranza, adesso basta, gli alibi sono finiti, questo è un governo di maggioranza, basta troppo, gli alibi sono finiti, l'opposizione è brutta e cattiva, ok? Per definizione. Questo vale sempre. Tutte le opposizioni, che è quella che verrà domani. Ma adesso questo governo, con tutti i pezzi che sta perdendo, o ha un progetto vero e quindi si, come dire, questo progetto viene fuori e ci si mette lì a compierlo questo progetto, oppure ragazzi prepariamoci perché l'alternativa è una sola, elezioni fra 6, 8, 9, 10, un anno massimo, perché non possiamo stare in agonia e in ostaggio di un governo che non governa e che non crea nessun beneficio al paese. Dico l'ultima cosa perché mi ha dato fastidio e mi dà fastidio. Io, signor Marino Grandoni, ingegnere, capo dell'universo, non l'avevo attaccato personalmente, dico solo che avevo detto com'è, che il prestito bullet della Lincoln era scaduto il 30 giugno 2018. Quella è la scadenza reale. Oggi lo attestano anche le ordinanze che abbiamo letto. Io ho chiesto, adesso stasera così ve lo dico, il giorno stesso in cui è uscito l'articolo di Grandoni, mentre ho preparato il mio articolo scritto, direttore e presidente di Cassa di Risparmio di Banca Centrale, chiedendo loro, prima che io uscissi pubblicamente, di prendere posizione sulla scadenza Leighton di cui io avevo certezza fosse 36-2018. Gli ho chiesto di rispondermi a me personalmente e basta, perché io ne avessi l'evidenza e non che dovessi renderla pubblica, oppure di rispondere allo stesso, visto che è soggetto vigilato, e dire qual era la scadenza reale, perché loro ce l'avevano quell'anno. Non mi ha risposto nessuno dei quattro, né privatamente né pubblicamente. Questa è una cosa vergognosa, perché io sono socio come il governo di Cassa di Risparmio attraverso l'eccellentissima Camera, anche se sono un consigliere di opposizione, e questo gente è tenuto a rispondere, perché siamo parimenti sotto loro, anche se Celli oggi è quello che decide nel CDA perché ha la delega per farlo, e non mi hanno risposto. Questa è una critica che io gli faccio. E oltretutto, la scadenza reale, che non si vede appunto dalle ordinanze, il 36-2018, abbiamo detto. Ora, noi paghiamo la patrimoniale fra 15 giorni, esatto. L'ha spostata al 30 giugno, al 30 di novembre, che è una data perfetta, dove andiamo a pagare, secondo la Comune, per chi lo paga, i liberi professionisti il 30 di novembre pagano anche il secondo acconto con l'aggiunta dell'anticipo del 20 dell'anno futuro, quindi devo pagare il 55% di tasse più la patrimoniale. Io mi chiedo davvero come si fa a mettere il cittadino in queste condizioni, ok? Quindi l'hanno posticipato, però c'è un però,
A oggi, segretario dimissionario, governo, consiglieri, quelli che hanno votato via l'NPL con 7 voti contro 6, tutti quanti non hanno chiesto conto se la Leighton ha pagato a 36-2018 il suo debito, che è scaduto. Ora, io voglio sapere, prima che noi tutti paghiamo la patrimoniale, se la Leighton o il signor Marino Gradoni o chi che sia ha pagato il suo debito. Non ho fatto minacce, però esigo che prima che noi paghiamo la patrimoniale, questi signori paghino un debito che è ampiamente scaduto e che non scade nel 2021 e che lo si vede anche dalle ordinanze del Tribunale. Altrimenti questo è il Far West, ognuno ha la possibilità di fare qualsiasi cosa, a meno che non si chiami Marino Gradoni, e questo è inaccettabile assolutamente.